E siamo tornati in diretta dal Park Nord dello Stadio Euganeo, qui dal Festival di Sherwood su Padova. Voi ci state guardando dal sito di Sherwood e noi vi raccontiamo giorno per giorno tutto quello che succede. Ci sono poi delle giornate che partono che in un modo, finiscono in un altro, non si capisce. Poi c'è Ivan Grozny, noto regista e giornalista indipendente, che gestisce le dirette, quindi ha sempre ospiti diversi e improvvisati in studio. Cosa sta succedendo? Rivedo una persona nuova, sì, e rivedo una persona vecchia. Una persona molto vecchia, perché siccome iniziamo la parentesi sportiva, rubiamo due minuti alla cena di Valerio, che tanto, voglio dire, non può prendere chili perché hai da fare l'attore. Bravo. E così gli facciamo un saluto con lui e con Fulvio Paglialunga, che è qui per parlare del suo libro Ogni Benedetta Domenica, una cosa che fra poco faremo. Fulvio, che non ha mai avuto Valerio in trasmissione. No. No, parla, funziona. Sì, funziona? Sì. No, non l'ho avuto, però è stato uno dei più cortesi, ecco, nel dire no. È stato mi uno ricordi dei più cosa ti ho scritto, perché non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo di aver... Ero in un giro di promozioni e disse non ce la faccio più. Praticamente in un giro di promozione. Ma perché hai voluto fino ad ora evitare questo momento? No, perché poi parlare di pallone è sempre una cosa abbastanza... Non era nemmeno un bel periodo per la Roma. Non lo è mai, però non è quello che... Quindi ero diciamo un po' a nervi scoperti. Ho detto guarda Fulvio, ti prego, lo faremo prima o poi. Adesso casualmente ci siamo visti, quindi? E quindi no, niente, era per fargli un po' di invidia che la Web TV di Sherwood viene addirittura due volte, perfino con me Carlo Vitelloni, che è una cosa che ci fa piacere. Approfittiamo di te naturalmente per lanciare un appuntamento domenica sera, perché sono anche amici tuoi quelli. Purtroppo per loro sì. Sì, perché noi ci facciamo questa puntata di Footballogia insieme a Sport alla Rovescia. Molto bella. Hai visto, noi parliamo di rivoluzioni e pallone, voi di cinema e rivoluzione, noi di pallone e rivoluzione. Cioè, scusa, forse hai sbagliato serata. No, perché? No, perché se venivi a parlare di pallone e rivoluzione, forse era meglio. Era meglio, dici, che dici. Sì. Cosa diresti guarda, sul pallone e rivoluzione? Da romanista degli ultimi 2-3 anni, la parola rivoluzione culturale, progettualità nuova, prospettiva. Progetto. Tu lo sai, vedi che mi sono sottratto con. Però ti siamo vicini. Ma mi vuoi fare una domanda qui davanti a tutti? Così io me la teme. Però sì, occhio, perché lo sai. No, e io faccio proprio quella che non volevi, quella sul tuo famoso monologo, quel momento in cui racconti a tuo figlio che vuol dire essere tifoso della Roma. No, non era proprio così, diciamo. Esatto, così. Mio figlio ancora non c'era, peraltro. Che non c'era. Si riferisce a una cosa scritta di getto dopo una cocente sconfitta. Esatto. E che cosa vuoi sapere? Ora ce l'hai. Quando c'hai, hai davanti un bambino. Vabbè, un'altra sconfitta da raccontare. Cocente, ce l'ho, c'ho tutto. No, però se adesso avessi davanti un bambino, gli devi spiegare cos'è il calcio. Ma io non glielo spiegherò mai, perché io non amo il calcio di per sé, diciamo. Cioè, lo identifico con l'identità, l'appartenenza. Quindi è un fatto verso il club piuttosto che verso lo sport del calcio. Io ho giocato a pallacanestro per 10 anni, per esempio, da piccolo. E io pure. Ecco, dove? Vabbè, io lasciateci soli un attimo. A Massafra. A Marsala? Sì. No. A Massafra, provincia di Taranto. Massafra, conosco, provincia di Taranto. Sì. Manduria, Massafra. Conosco. Ecco, Carrampa. Abbiamo scoperto anche questa cosa. E quindi, non lo so, però, visto che quando lui avrà la capacità di sapere, di vedere il calcio veramente... Forse il calcio sarà cambiato ancora una volta, non lo so, gli farò riconoscere semplicemente le cose giuste dalle cose ingiuste. Che non è che il pallone in questo è uno specchio abbastanza fedele, no? Sì. Approfittare di te, però per approfittare, visto che stiamo parlando di pallone, noi abbiamo intenzione di attraversare un po' le rivoluzioni dalla Turchia al Brasile usando il nostro pallone, usando il calcio. Tu che dall'Egitto, fatto, io farei partire dall'Egitto. Che no, ma l'Egitto lo sai che ci passiamo per forza, perché Luca è questo espertissimo, Luca Di Meo, di lui stiamo parlando. Come la vedi questa cosa di occuparsi di calcio, che è una cosa che naturalmente anche noi di Sport Rovescia facciamo da tanto tempo, è quello che fa anche Fulvio, cioè e raccontare storie. Com'è sta cosa? È la cosa più interessante che possa fare il calcio in questo senso qua. A me interessa molto il perimetro del calcio giocato, cioè quello che c'è intorno, anche perché credo che sia in realtà la parte più interessante, la parte più sociale della questione. Fatto è che poi parliamo adesso della Turchia, recentemente quando è uscita quella foto bellissima dell'Istanbul United, dove io su Twitter ho scritto è per questo che da noi non succederà mai niente di questo tipo, perché nessuno nessuno abbraccerà un'altra maglietta se non per una causa veramente enorme.
e dico quale può essere la causa enorme che fa abbracciare un romanista e un laziale in quella dimensione lì, o un Granata, uno Juventino, un Genoano, un Sampdoriano. Non lo so, mi è difficile pensarla, però penso che Futbologia, il progetto Futbologia sia uno dei più interessanti. Mi piacerebbe che tutto questo un giorno riuscissero a capirlo anche i capistruttura della TV generalista, perché il calcio vissuto così sarebbe un calcio magari più contraddittorio, però molto più sano di quello che vediamo, che ne so, la Domenica Sportiva o, certo, certo, o tante altre menate che conosciamo. Tra l'altro io e Valerio ci siamo conosciuti a Futbologia, alla manifestazione di Futbologia a Bologna. C'eri anche tu, perché eravamo tutti e tre? Perché tutte Futbologia e noi tre, con ognuno con i suoi strumenti, ama il calcio per parlare di altro. Certo. È quello che io ho fatto con, ecco, forse, qui l'ho trovato un emittente, ecco, un capostruttura dell'emittente generalista che mi ha fatto prima accettare il format, poi da lì è nato il infatti lui è un esempio anomalo ed è per quello che io ci ho tenuto parecchio ad avercelo, perché noi abbiamo chiaramente sia il progetto, appunto, quello del sito, che cerca di parlare, di raccontare un calcio diverso, ma abbiamo poi anche il progetto, quello associativo, che mette insieme questa dozzina di polisportive in tutta Italia, e quindi naturalmente fare lo sport dal basso, oltre che parlarne di uno sport diverso, anche praticare uno sport diverso. E secondo me questo è il passaggio che poi si collega anche al discorso che facevate prima con Marco sul cinema, se il cinema può diventare, anticipare i tempi, può raccontare, cioè voglio dire, tutto può essere utilizzato bene se si ha un obiettivo chiaro. Sono d'accordo, assolutamente sì. Hai fatto una domanda a cui lui condivido un po' perché mi sono perso nell'ultima parte, però poi sono d'accordo. Io non sono d'accordo invece. Perfetto, anche perché su questo. Lui vite, lui sempre per le palle. Adesso caccialo d'accordo a cena, povero ragazzo. Lo lasciamo andare a cena. Con stile. Però posso dire, visto che quando ci siamo parlati fuori onda, Valerio mi ha detto che non, cioè mi ha chiesto di non fargli una domanda di calcio, invece l'avete fatto parlare solo di calcio. Ecco, io in questo pizzino ho una domanda per Valerio Mastrandrea che non parla di calcio. Vai. È una domanda calviniana. Vai. Posso fartela? È ma semplice. Non è un pizzino comunque, quello è un block notice. I pizzini sono secchi e stretti. Valerio, la complessità delle cose è rappresentabile come un sovrapporsi di strati nettamente separabili, come un carciofo, o piuttosto come un agglutinamento di significati, ovvero una pasta collosa? Ok. Sì. La mia risposta è sì. Sì. Quindi entrambi le cose. Grazie, Valerio. Però il carciofo preferisco. Cresceranno i carciofi a Mimongo, il primo film che ho visto, il tuo primo film. E ringraziamo ovviamente Valerio, lo facciamo andare. Ma grazie anche per la risposta, Valerio. Prego. Sei stato molto specifico e attento. Prima da Rigamo, parlando di cima, non eri così attento. No, no, no. Perché mi sono un attimo bevuto dell'acqua, capito? Posso andare? Se allora, grazie Valerio. Se parte la quarta facciamo stagione, uscire, facciamo uscire e scappi. Lanciamo anche lo spot del prossimo appuntamento. Ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Grazie.